In diretta da Madia. Buon 8 marzo a due femmine d'eccezione, Donietta e Guarda, che rappresentano nel mondo animale la femminilità che io ammiro nel mondo umano, cioè il coraggio, la resilienza, l'affetto, l'amore, la dedizione. E anche molta intelligenza, vero o no? Allora, questo video lo faccio perché è importante, secondo me, ricordare anche chi nel mondo animale resta coi propri cuccioli senza abbandonarli mai, vero o no? Sacrificandosi per i propri cuccioli. Ah, c'è il cuoricino che batte la Donia. Donia ha un letto nuovo con un cuscino nuovo. È il mio regalo per l'8 marzo. E spero le piacerà. Spero che si sentirà a suo agio. Ha voluto fare gli infrarossi. Dicono che hai gli occhi tristi. Donia, ma che occhietti dai? Ah, e tu, guarda, guarda, Miciotta. Donia, ti ho promesso che ti metto sul carrellino e ti metto sul carrellino. Noi siamo bravi, è vero o no? Non è che siamo molto bravi, abbiamo bravissime, 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 bravissime. Siamo cagnoline bravissime. E lì, Donia, cosa vuoi? Cosa vuoi? E ci sono gli altri cani. Cosa, seta e seta, cosa vuoi? Tanto ti do da bere. Perché ogni tanto mi scappa da questa cesta, che adesso faccio una videata, non so come fa, scende da qui e quindi stasera le metteremo un altro tappetino. È attrezzata come se lo vedete come un ospedale, cioè con il coso da massaggio, rotoloni, medicinali, di tutto di più, con la testata del letto, quindi è proprio attrezzata da clinica. E io spero che avete passato una bella giornata e che queste mimose siano mimose per tutto l'anno e non solo per l'8 marzo, perché noi donne meritiamo queste mimose tutto l'anno. Buona festa.